In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». È la festa di San Giacomo. Come forse sapete, San Giacomo fu il primo apostolo martirizzato. Poi in qualche modo le sue spoglie sono arrivate in Spagna e il luogo della sepoltura, luogo di luce, fu ed è meta di tanti pellegrinaggi secolari e mitici. Stiamo parlando appunto di Santiago di Compostela. Quanti ne ha fatti camminare San Giacomo? Proprio lui che voleva arrivare in paradiso in carrozza. Gesù nel Vangelo gli parla chiaro: non si va in paradiso senza camminare lungo le strade tortuose della vita. E così San Giacomo ha imparato la lezione. Vi leggo a conclusione un brano di Gabriella Caramore sul camminare. La storia dell'umanità comincia con i piedi, con la trasformazione del quadrupede in bipede, poggiando su due piedi invece che su quattro. La specie Homo si alimenta in maniera nuova, sviluppa nuove capacità intellettive, produce forme culturali e sociali, ma in primo luogo cammina. Copre distanze, esplora, occupa territori, conquista. C'è forse un nesso tra la posizione eretta della specie umana e l'esperienza di verticalità che accompagna da sempre la storia dell'uomo? Perché l'uomo desidera salire? Perché si scalano le vette? Perché si scrutano le stelle? Perché Dio si colloca in cielo?